È un grande orgoglio, sarò il sindaco della città di Avellino. Io spero che dopo questa campagna elettorale un po' velenosa ritorni ad Avellino un po' di pace. Io in questi anni ho provato a insieme agli avellinesi a ricostituire, a ricostruire una comunità. Spero che quella comunità che ho lasciato qualche mese fa ritornerà ad essere fiera di essere comunità di Avellino. La soddisfazione è molto molto grande, io ringrazio la mia squadra, ma ringrazio soprattutto vittoria molto importante, perché significa che gli avellinesi hanno capito tutto il lavoro che è stato fatto in questi 5 anni, gli avellinesi hanno capito che squadra eravamo, gli avellinesi hanno capito che donna sono, una donna determinata che è voluta ritornare a Palazzo di Città per la crescita di Avellino, esclusivamente per la crescita di questa città. Io ringrazio gli avellinesi veramente di cuore, adesso sono un po' emozionata, c'è il calore della gente che mi ha accompagnato in questi mesi, è stato straordinario, un calore inimmaginabile, e quindi si è tradotto nella vittoria di Avellino. Senti, anche velenosa, cosa si sente dire a quella parte di Avellino come non l'ha votato? Sarò il sindaco di tutti i cittadini di tutta Avellino, io spero subito una collaborazione anche con le opposizioni, perché è giusto che sia così, è giusto che dobbiamo lavorare tutti insieme per la città di Avellino. Adesso basta con tutti questi veleni, basta con tutte queste falsità, basta con questi tifi da... Non edificanti per la città e neanche per me. È stata molto dura, ma allo stesso tempo questa vittoria è importante, è molto importante per me, c'è molta emozione adesso. La prima cosa che farà? A chi rispondo prima? La prima cosa che farà? Già l'abbiamo detto, la prima cosa che farà, già ho parlato del centro per l'autismo, già ho parlato di una grandiosa estate, ma quello che farò è ritornare a Palazzo di Città per lavorare per una crescita di Avellino io sono per tutti gli avellinesi, veramente. Io spero solo di poter lavorare serenamente, spero che le opposizioni mi aiuteranno e spero di far ritornare Avellino come posizionato in un modo importante, come abbiamo fatto in questi anni, quindi facendolo uscire un po' dai confini provinciali, regionali. Io sono orgogliosa di essere il sindaco degli avellinesi. Grazie.
sindaco!